Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati in diretta con di prima mattina la rassegna stampa di Supergen, la prima parte della nostra trasmissione e poi il consueto talk show con l'ospite della mattinata. Nella seconda parte avremo Agostino Ballone, il presidente di Confindustria Abruzzo, dunque tra poco. Apriamo questa rassegna stampa con le novità ovviamente emerse durante la serata di ieri, della notte, per quanto riguarda l'emergenza idrica, l'emergenza acqua potabile a Teramo, perché l'allarme sarebbe rientrato dopo ulteriori analisi effettuate dall'ARTA e la comunicazione data anche dalla prefettura di Teramo ieri sera in un comunicato. Dunque allarme rientrato. Abbiamo anche la comunicazione in realtà tempestiva effettuata proprio sul sito di comunicazione ml.it, il sito di informazione diretto da Roberto Almonti, che parla proprio di livelli tornati nella norma. È rientrata dunque l'emergenza idrica dopo 12 ore di puro panico, perché nel corso della riunione appunto in prefettura, presieduta dal presidente della regione Luciano D'Alfonso, anche dal prefetto di Teramo, l'ARTA ha comunicato i risultati dei 6 campioni d'acqua prelevati, riferendo che in base alle analisi effettuate i campioni in esame sono conformi alla normativa vigente. In ragione di tale comunicazione, la stessa ASL di Teramo ha informato che si revoca la disposizione, l'acqua può essere destinata ad uso potabile. Dunque, ripeto, ad uso potabile. Continuerà ovviamente il monitoraggio con esecuzione dei prelievi in rete e ovviamente alle opere di captazione. Dunque, l'acqua che torna, secondo quanto almeno riferito dalla prefettura, ad uso potabile. Ricordiamo, l'allarme era scattato ieri pomeriggio, tra l'altro la gente e i cittadini teramani erano andati in panico nel corso del pomeriggio, man mano che si era diffusa la notizia appunto del comunicato della Ruzzo Reti dell'uso dell'acqua solo a fini igienici, non dunque per utilizzo potabile. Noi dovremmo avere a breve anche un collegamento con il presidente della Ruzzo Reti, Antonio Forlini, che abbiamo avuto anche nel collegamento telefonico ieri sera nel corso del telegiornale, ma alla luce di quanto avvenuto comunque dovremmo avere ulteriori delucidazioni su quanto sta accadendo. Nel frattempo, dicevamo dunque quei livelli tornati con l'emergenza rientrata, come vedete appunto nelle ultime notizie che riporta il quotidiano ML. Noi andiamo comunque, partiamo con la nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere la pagina del centro, che apre con l'emergenza acqua in 32 comuni. La ASL non bevete, la migliaia di cittadini interessati, ma nella notte, ecco, il centro comunque anche informa che nella notte le analisi sono state dunque rassicuranti. Quindi questa è l'apertura del centro, e poi ci sono anche ovviamente le altre notizie di cronaca che comunque abbiamo riportato nel corso dei telegiornali, con i casi di cronaca del giovane di Nereto in gravi condizioni, gioca con la pistola, colpo in testa. Poi il bimbo di 15 mesi che beve il brillantante a Montorio si salva. Poi c'è lo spazio anche alla politica con la crisi, l'altra crisi. Ieri, oltre la crisi idrica, abbiamo vissuto anche ulteriori notizie riguardo la crisi di maggioranza, la crisi del comune di Teramo. Brucchi ammette ho sbagliato. Poi muore a 42 anni il pizzaiolo Pietro Rotoloni. C'è spazio anche per il lavoro, notizia sulle imprese che non trovano i tecnici, e poi ovviamente lo sport. Questa dunque la prima pagina del centro, e poi anche la sanità regionale, la guerra degli ospedali, il piano di Paolucci, due superstrutture per l'Abruzzo. Questa, dicevamo, l'apertura del centro. In primo piano abbiamo un colpo in testa con la pistola, grave, un 18enne teramano. Dunque la notizia di cronaca avvenuta a Teramo: sottrae l'arma al padre, preme il grilletto mentre in casa con un altro studente. A chi lo ha soccorso ha fatto in tempo a dire: non mi sono sparato.
Poi andiamo avanti, quella moda della prova estrema, le nuove emozioni dal selfie in cima al grattacielo, allo scatto sulle rotaie. Ancora l'allarme, il questore avverte, le armi vanno tenute in sicurezza. Dai casi delle cronache americane alle ultime polemiche sulla legittima difesa, il questore di Teramo, De Simone, la legislazione italiana è tra le più rigorose. Vediamo se riusciamo a riavere il collegamento per quanto riguarda la rete, per quanto riguarda la rassegna stampa. Non mi danno indicazioni dalla regia. Dovrebbe essere, Ok. eccola qui, abbiamo ripristinato il collegamento. Del resto questo è il bello di una diretta TV di rassegna stampa. Il questore avverte, dicevamo, questo l'allarme lanciato con le armi che vanno tenute in sicurezza. Andiamo avanti, l'altro fatto del giorno, guerra degli ospedali, ecco il piano della regione che premia Pescara e Chieti. Paolucci, una mega struttura sanitaria condivisa con il 118 sistemato all'aeroporto. Prova superata poi per i livelli di assistenza, abbiamo dunque dei LEA che hanno raggiunto dei buoni risultati, 182 punti. Ieri una conferenza stampa, una comunicazione effettuata proprio dall'assessore Paolucci. Primo atto ASL Atenei, Inverardi all'Aquila, grandi nomi della medicina, firmata l'intesa dopo 21 anni di vuoto. Questo è ancora il primo piano. Andiamo avanti. Dunque, scorriamo le pagine del centro, si parla anche di Rigopiano, la memoria, la tragedia di Rigopiano. Vogliamo i ricordi dei nostri cari, i familiari chiedono di recuperare gli effetti personali delle vittime. Ovviamente la tragedia della valanga sull'hotel Rigopiano dello scorso 18 gennaio. Le autopsie confermano morti nel giro di un'ora, consegnati ai parenti, referti medici, quasi tutti i decessi provocati dalle macerie. Spazio anche all'attualità, nuova bufera sul ministro Boschi per il caso Banca Etruria, il libro di Ferruccio De Bortoli, l'ex direttore del Corriere, chiese a Unicredit di acquisirla, lei nega, campagna di fanco, e l'istituto smentisce. Andiamo avanti, bypassiamo le altre notizie per quanto riguarda il nazionale, cerchiamo di arrivare alle notizie che invece riguardano le notizie abruzzesi. Eccolo qui in primo piano, il lavoro c'è, i lavoratori no, le imprese faticano a trovare ingegneri e tecnici specializzati, il 14% delle aziende ha difficoltà su alcuni profili professionali, manca un'adeguata formazione scolastica. Andiamo avanti, centri spa e discoteche più poveri per il fisco, sono i lavoratori autonomi che guadagnano meno stando agli studi di settore, ai top studi notarili con 244.000 euro e farmacie che ne denunciano 116.000, questo per quanto riguarda appunto l'Abruzzo. Abbiamo la pagina di Teramo ovviamente dedicata all'emergenza acqua potabile. Abbiamo detto in apertura che l'emergenza, secondo quanto comunicato dalla stessa prefettura di Teramo, sarebbe passata. E abbiamo in linea proprio in questo momento il presidente della Ruzzoreti, Antonio Forlini. Buongiorno, presidente. Buongiorno presidente, non abbiamo in linea il presidente della Ruzzoreti, andiamo avanti comunque a leggere, ecco, il comunicato. Dunque questa emergenza dal Ruzzo proprio ieri, la non conformità per odore e sapore non accettabili dopo il comunicato della ASL di Teramo. Le analisi però disposte nella notte dicono che non è inquinata, ne sapremo di più comunque nel corso della giornata, visto che comunque si terrà un briefing, sicuramente un incontro sulla questione. Ieri sera comunque una riunione d'urgenza anche con il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, a Teramo. Intanto è aperta l'inchiesta per i reati ambientali. In serata già raccolte le prime testimonianze e il secondo fascicolo dopo
il caso di agosto, dunque, anche se era un caso riferito agli sversamenti del laboratorio di fisica nucleare sotto il Gran Sasso. Scoppia la psicosi, intanto vedete dalle foto, scoppia la psicosi, assalto al supermarket per le bottiglie di minerale. Ora i cittadini temono che il blackout idrico si aggravi con il passare delle ore. Scuole chiuse comunque oggi a Teramo e a Castellalto, niente mensa in diversi comuni. Abbiamo in linea? Dovremmo avere adesso in linea il presidente della Ruzzo Rete, Antonio Forlini? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, sono qua. Buongiorno, eccola, presidente, è un buongiorno, ci sembra di capire dalle notizie ricevute comunque in serata, nella notte, dalla prefettura di Teramo. Allora, dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico sicuramente sì, perché poi stanotte alle 2, dopo aver fatto 4 campioni e 4 analisi in diretta, l'ARTA, non avendo rilevato assolutamente nulla in tutti e 4 i campioni, ha consentito alla ASL di revocare il provvedimento, sia per ciò che concerne la potabilità che per quanto concerne l'approvvigionamento idrico. Quindi stamattina è tutto nella normalità. Quindi è tutto tornato nella normalità. Sicuramente una buona notizia per i cittadini, ma che cosa è accaduto in pratica ieri? Guardi Daniela, credo che quello che è accaduto lo dovete chiedere alla ASL, non a noi, perché noi abbiamo soltanto applicato, come si legge dalle disposizioni che sono pubblicate sul nostro sito, le disposizioni del servizio ispezione, igiene, alimenti, ispezione alimenti e nutrizione della ASL, che ha disposto lo scarico del traforo e la non potabilità. Quello abbiamo fatto. Quando hanno revocato il provvedimento abbiamo ripreso la captazione. Non potevamo fare altro, non sta a me dire che cosa è successo, altri lo devono dire. Certo, ma comunque questa mattina dovrebbero essere previste ulteriori analisi, anche un ulteriore incontro, se non sbaglio. Io le dico che tutte le analisi che nel frattempo, anche stanotte, dai nostri laboratori, dal nostro laboratorio certificato, sono state fatte, erano analisi senza alcun tipo di problema. Quindi l'acqua torna a essere potabile dopo questi 6 rilevamenti, insomma queste analisi effettuate sui 6 campioni, possiamo tornare tranquillamente a bere l'acqua che scorre dai nostri rubinetti. Sì, mi rendo conto di essere scarsamente credibile nel fare queste affermazioni, però è così. Però è così, quindi è incredibile perché... Dico questo perché evidentemente... Mi rendo conto che chi mi ascolta non credo che possa essersi fatto un buon giudizio del governo di questa situazione. Ecco, un buon giudizio del governo di questa situazione, però ieri c'è stata una comunicazione, possiamo dire questa volta tempestiva, perché poi in passato, alla luce di quanto era accaduto negli scorsi mesi, tra l'altro eravate stati criticati in quanto Ruzzo Rete, ma anche per quanto concerne gli altri enti, in questione di mancanza di tempestività nella stessa comunicazione. Però ieri c'è stata effettivamente una immediata comunicazione, anche se poi si è scatenato il panico. Certo, beh, era il minimo che potesse accadere. Certo. Noi ci siamo, ripeto, non sta a noi valutare se fare e cosa fare. Noi siamo obbligati a fare ciò che la ASI ci dice di fare. Così abbiamo fatto sia nel primo caso qualche mese fa che oggi. Questo probabilmente non è ben chiaro, però è così. Va bene, presidente, io la lascio. Comunque possiamo tranquillamente tornare, secondo almeno quanto riferito dalla stessa prefettura di Teramo ieri nel corso di questo scarno comunicato, a bere l'acqua. Certo, stanotte alle 2, quando le analisi sono concluse, la prefettura ha fatto un comunicato, adesso ci accingiamo evidentemente anche noi a replicare lo stesso comunicato sul nostro sito, la situazione è tornata alla normalità. Ci aggiorneremo nel corso della giornata, certo non è una situazione comunque facile neanche per la Ruzzo Rete in questo momento, per i cittadini. Direi che noi siamo quelli messi in croce. Noi siamo quelli messi in croce, se mi consente.
Certo, a questo punto prevedete anche magari altre forme, come è successo comunque anche in passato. Questa volta comunque anche sottolineiamo che la situazione non è causata, comunque non c'entrano niente i laboratori del Gran Sasso, ecco. Sottolineiamo anche questo. Credo che per dire che cosa sia accaduto ci voglia il tempo di capire. Almeno L'unica cosa che posso dire è che noi siamo soggetto, parte lesa in tutta questa situazione. siete parte lesa e evidentemente, essendo parte lesa, poi vi farete sentire nelle opportune sedi. Non dico nulla in tal senso. Va bene, grazie Presidente, comunque grazie delle rassicurazioni. Possiamo tornare a bere l'acqua del rubinetto. Grazie. Prego, buona giornata. Buona giornata, buona giornata. Intanto da Confindustria Abruzzo, mentre ieri si prendevano d'assalto appunto i vari supermercati, dopo la comunicazione arrivata dalla Ruzzoreti e successivamente anche dalla ASL di Teramo, si parla anche di allarme di stampo terroristico. Questo secondo il presidente di Confindustria Teramo Zippilli, aziende alimentari ferme, il presidente, decisione frettolosa basata su dati incerti. Dovremo poi sviluppare l'argomento nel corso della giornata. E cambiamo argomento sul centro, la crisi in comune, da una crisi a un'altra, mea culpa di Brucchi, la giunta resta in bilico, la riunione di maggioranza senza dissidenti non scioglie i dubbi. Il sindaco ha fatto sbagli, ma non sono stato il solo. Dunque, ancora nulla di fatto, ancora 24 ore di tempo dunque per il sindaco dimissionario per sciogliere le riserve e ritirare o meno le proprie dimissioni. Insieme per far tornare a vivere a scuola, un incontro ieri presentato dunque il piano per la rinascita strutturale e pedagogica delle scuole, 20 incontri, il primo e il 20 maggio, un tavolo di confronto, casa dello studente, progetto finisce al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'ALSU presenta al Ministero dunque i documenti per partecipare al bando per la casa dello studente. La notizia di cronaca: beve brillantante, salvato bimbo di 15 mesi in piccolo di Montorio, è stato soccorso dai genitori dopo aver ingoiato il liquido per lavastoviglie. Non è grave. Di spalla, confermato l'arrivo del ministro Lorenzin giovedì, dunque domani all'ospedale Mazzini per presentare il nuovo acceleratore di radioterapia. Un comunicato della ASL ieri riportato dal centro, smentita la notizia proveniente da Modena, mai autorizzata la cura di Bella a Teramo. Notizia riportata sulla Gazzetta di Modena, arriva la smentita della ASL. Andiamo avanti, proseguiamo. L'altra notizia di cronaca di ieri della giornata: giovane pizzaiolo stroncato da infarto nel bagno di casa. Pietro Rotoloni aveva 42 anni e lavorava a Foodlandia. Il dolore di colleghi e amici non ti scorderemo. Proseguiamo, abbiamo la bandiera blu sulla pagina della Vibrata che non arriva. Non arriva ad Alba e a Martinsicuro il segretario del PD Viviani. Ad Alba attacca la giunta, non ha fatto abbastanza. A Martinsicuro parla invece la candidata sindaco del PD Elisa Foglia, sconfitta per il nostro paese. Tortoreto invece si è fregiata del 21esimo vessillo. La politica con il centrodestra nel caos, che rischia di non presentare la giunta, salta l'accordo calvarese di Matteo. Ci sarebbero anche altre novità per quanto riguarda Di Matteo non riportate dal centro, ma sui siti di informazione online, di un suo probabile accordo con Gianni. La mucca fuggiasca avvistata ad Ancarano, cattura difficile, la mucca che da 2 giorni non è stata tra l'altro ribattezzata Igor, forse è stata ribattezzata Igor in onore, tra virgolette, del fuggiasco delle campagne della Romagna, che è venuto proprio all'onore delle cronache in quest'ultimo mese e mezzo. Andiamo avanti,
E andiamo a vederci, bypassando tutte le notizie delle pubblicitarie del centro, salvataggio della G-Plast a Giulianova, l'azienda al fondo Vertis. La fabbrica di Collecranesco sarà affidata alla società finanziaria già socia del gruppo Marozzi. La produzione andrà avanti regolarmente. Andiamo avanti sulle pagine del centro. Atri, Pineto, Roseto Silvia, articolo 1 contro il comune, troppa incuria in città. Rosaria Ciancaglione segnala in particolare la scarsa manutenzione delle frazioni, degrado in aree pubbliche e private a Colonia Spiaggia e Campo a Mare. Tanto la pista ciclabile c'è, ma le buche restano a Roseto. E ad Atri un incontro in taglio basso, un incontro sulla produzione di liquirizia. Poi passiamo alle pagine regionali, le pagine dedicate alle altre province, anzi arriviamo direttamente allo sport, dove andiamoci a leggere quanto avvenuto in nazionale, una notizia di sport europeo, la notte Champions della Juve, grande Juve, Cardiff effettua seconda finale in 3 anni, il Monaco finisce al tappeto nel primo tempo. E poi andiamo a vederci invece, intanto c'è la caccia al biglietto per la finale al Millennium Stadium di Cardiff, andiamoci a vedere la notizia che riguarda invece il Teramo Calcio. Beh, passiamo anche il Pescara, aspettando i playout con Ugolotti, difesa solida, ma l'attacco non punge. È chiaro il trend dei biancorossi con l'avvento del tecnico. A partire da metà febbraio la Lega Pro chiede fair play per gli spareggi, gli sconfitti applaudiranno i vincitori. Usciamo dal centro, andiamo sulle pagine della città. Eccola qui, già aperta l'inchiesta, ovviamente si parla dell'inchiesta sull'emergenza acqua, l'emergenza potabile, un summit tra magistratura e carabinieri forestali sull'incidente dell'acquedotto. Questa è un'inchiesta che riguarda ovviamente il penale. Abbiamo sentito il presidente della Ruzzo Reti in realtà dire proprio di essere parte lesa in questa vicenda. Le notizie di cronaca, il 18enne che si spara alla tempia per gioco, il pizzaiolo 42enne stroncato da un aneurisma, e poi a Montorio salvo il bimbo che ha bevuto il brillantante. Poi insomma abbiamo l'editoriale di Misson, di Alessandro Misson, il direttore, sul sistema fragile dedicato anche alla comunicazione per quanto avvenuto appunto ieri anche nelle precedenti comunicazioni sulla vicenda dell'acqua, che è dunque in primo piano con l'emergenza idrica in 32 dei 47 comuni serviti, problema igienico, i sindaci chiudono le scuole, oggi dunque chiuse le scuole a Teramo e a Castellaltro, negli altri comuni chiuse solo le mense, caccia all'inquinante, i campioni spediti a Padova per le analisi, ovviamente ne sapremo di più nel corso della giornata. Poi si parla anche della crisi a Teramo, Brucchi costretto a rinviare il ritiro delle dimissioni all'ultimo istante utile, dunque vietato bere l'acqua del Gran Sasso, tutti a secco. Questo per quanto riguarda, per quanto avvenuto ieri pomeriggio con la stessa psicosi dei supermercati presi d'assalto per comprare l'ultima bottiglia. In poche ore svuotate le scorte dei centri commerciali e dei discount, resta di clienti alle casse. Però dicevamo, l'allarme è rientrato a seguito delle comunicazioni forniteci dalla stessa prefettura di Teramo e dalla ASL. Già aperta comunque l'inchiesta, dicevamo, per quanto riguarda l'incidente di ieri. L'incidente via Tevere invece, si parla del fatto di cronaca del giorno, con il 18enne che si spara alla tempia per gioco, tragedia in un appartamento di San Berardo. Il ragazzo di Nereto aveva sottratto la pistola al padre. Le indagini, la squadra mobile ha sentito l'amico testimone oculare, le ragazze che dormivano nell'altra stanza. Giovane pizzaiolo stroncato da
aneurisma, Piero Rotoloni, 42 anni, si è sentito male nel bagno di casa, inutili soccorsi dei rianimatori del 118, il capitano lascia la moglie e un figlio, oggi pomeriggio i funerali nella chiesa di Piazza Garibaldi, la nomina, la ballone entra nel Consiglio Nazionale di Confindustria e poi si parla anche della Casa dello Studente con l'ex rettorato ADUS che presenta il progetto al Ministero per partecipare poi al bando. Eccola qui. Arriviamo alla crisi in comune con Brucchi costretto a rinviare il ritiro delle dimissioni perché la quadra tra le richieste dei dissidenti e della maggioranza non si trova, mediazione difficile, la scadenza domani alle 13, dunque il termine ultimo per arrivare, per evitare l'arrivo del commissario prefettizio in municipio, gioco al rialzo, i dissidenti chiedono il taglio degli assessori, facce nuove in giunta, la presidenza ovviamente la presidenza del Consiglio e poi niente gruppi consigliari. Questo è quanto chiedono i nuovi dissidenti per quanto concerne i due di Futuro In, Vincenzo Falasca e Alfredo Caccioni e Mimmo Sbraccia. Dunque questo è il gioco a rialzo appunto dei tre, mentre Angelo Puglia, Guido Campana del Centro per Teramo e Raimondo Micheli di Fratelli d'Italia non si sono presentati, dunque non si sono presentati alla riunione. Teramo Comics, si parla di un evento che parte venerdì, Teramo Comics che punta a battere ogni record perché per i 25 anni gli organizzatori intendono superare le 20.000 presenze, l'anno scorso ricordiamo sono state oltre 15.000. Intanto gli ZS e il premio di Venanzo sposano il Museo del Gatto, presentato il premio speciale sulla relazione tra uomo e animale ieri in una conferenza stampa. La neve ha devastato 2.700 ettari di montagna, i carabinieri forestali fanno il bilancio dei danni causati dal maltempo al patrimonio naturale teramano. Andiamo avanti, inchiesta Sogesa, gli indagati davanti al PM, prima che il magistrato firmi le richieste hanno deciso di farsi interrogare per chiarire le loro posizioni. Di spalla il convegno Note d'Europa, la provincia celebra il sessantennale dell'Unione Europea e in taglio basso si parla di terremoto con il tavolo tecnico per la ricostruzione scolastica istituito ieri, Teramo Children dunque fa sedere le istituzioni allo stesso tavolo. E poi la pagina della Vibrata con Massimo Vagnoni, il candidato sindaco del centrodestra, parte incontrando le realtà sportive, il candidato sindaco lancia un progetto per le famiglie in difficoltà, appuntamento questa sera alle 21 nella sede elettorale del candidato in piazza Cavour. Andiamo avanti, l'allarme sui bandi cade nel vuoto, siamo a Giulianova, l'iter della caserma e delle scuole va avanti nonostante i rilievi degli architetti. Cadono calcinacci sul cornicione della De Amicis transennata, siamo a Giulianova, una parte dei marciapiedi di fronte alla scuola in piazza della Libertà. Andiamo ancora avanti. La storia, siamo a Roseto Pineto a Trisilvi, dai campetti di Roseto allo scudetto in Serie A, Deborah Salvatori Rinaldi ha festeggiato a suon di gol la vittoria del campionato femminile con la Fiorentina. Dunque una storia della giovane calciatrice di 26 anni, nata a Penne ma rosetana d'adozione. E poi non chiamatelo centro commerciale, qui siamo a Silvi perché in fase di conclusione il restyling del centro commerciale dell'universo, ma i fratelli di Eugenio dicono sarà una vera città dei servizi, dunque non solo un centro commerciale. Questo è il restyling. Andiamo ora direttamente alla pagina dello sport per quanto riguarda anche la città, ovviamente il Teramo in primo piano, Teramo una lunga rincorsa alla doppia sfida tra 11 giorni, l'andata a Lumezzane, imparato, occorre azzerare tutto, questa salvezza, un campionato vinto. Raffaele Imparato a parlare di nuovo al lavoro, comunque nel pomeriggio il Teramo torna ad allenarsi, oggi pomeriggio Golotti ha concesso un po'
di riposo a dopo Salò. Dopo la gara contro la Feralpi Salò, la rosa sarà al completo. Il terzino a Salò ha ritrovato una maglia da titolare e si candida per i play-out contro i bresciani. Bertoni sul fronte opposto sprone i suoi, servirà un'impresa contro il diavolo. Concludiamo qui comunque la nostra prima parte di prima mattina della rassegna stampa. Torneremo tra qualche istante con il presidente di Confindustria Abruzzo, Agostino Ballone. A tra poco.